domenica e lunedì appuntamento a Camarta per il Winter Weekend. Ti aspettiamo per 3 giorni di fitness gratuito. Buonasera. Prime donazioni nella nuova sede Avis di Sassuolo, nei locali del direzionale Quadrati, che questa mattina hanno aperto i battenti. Insieme ai tanti volontari che hanno preso parte all'incontro, tra cui il portiere neroverde Alberto Pomini, anche il sindaco Claudio Pissoni e l'assessore Giulia Pigoni. Ecco le interviste ad alcuni dei protagonisti. Un momento, diciamo, quasi emozionante per l'Avis di Sassuolo e la presenza dei vertici provinciali nella conferma. Sì, infatti per noi è una cosa estremamente importante, perché va a conclusione di un percorso che abbiamo fatto in questi ultimi anni di rinnovo delle sedi più grosse della provincia di Modena. Questa è una delle più grosse e anche l'ultima che stiamo organizzando. Merito sicuramente a ogni singola sede dell'Avis, in modo particolare in questo caso Sassuolo, che è riuscito a fare una cosa estremamente egregia anche con i mezzi propri e anche con l'aiuto dell'Avis provinciale. C'è stato un aiuto da parte di tutti, la fondazione, l'Avis provinciale, i soci e anche il consiglio, che ha preso una bella decisione perché si è accollato una parte della spesa con un mutuo che grazie a quello che si spera di ricevere sarà poi pagato nel tempo. Esatto, qui abbiamo avuto un grosso contributo come al solito della Fondazione Cassa di Risparmio, che in tutte le occasioni che noi abbiamo chiesto si è sempre dato una mano, sia qua che a Vignola, che a Mirandola, che sarà nel futuro la nuova sede e anche nella sede di Carpi. Hanno avuto un coraggio enorme perché sono riusciti a deliberare un mutuo importante, di una cifra molto importante, che gli può permettere però di giocare col tempo e quindi di poter permettersi di affacciarsi verso i soci, anche verso la cittadinanza e verso anche gli imprenditori locali, per poter poi ridurre questo importo ed avere una rata che sia compatibile col bilancio della sede, insomma. Signor Sindaco, è un risultato importante per una grossa associazione come l'Avis fare questo passo, che vuol dire scommettere sul futuro dei donatori, ma anche sul futuro della vita dell'associazione e sulle donazioni in generale. Beh, qui è uno dei passi più importanti che io vedo fare da un'associazione di rilevanza come l'Avis di Sassuolo, che credo sia una delle 3 associazioni più importanti per i donatori di sangue della provincia di Modena. La necessità anche di avere una sede è anche dovuta anche al fatto di, insomma, sono cambiate le normative europee, adeguarsi a queste normative, perché oggi il sangue non gira soltanto all'interno o di una regione o dello Stato italiano, ma gira all'interno di tutta l'Europa, e oggi avere un'organizzazione, una ristrutturazione, un intervento fatto in quella direzione credo che sia un elemento importante e fondamentale che garantisce sia i donatori da una parte sia chi riceverà il sangue. Per questo credo, a me piace molto sottolineare, insomma, questo è un volontariato che va al di là di se stesso, insomma, in un qualche modo, perché l'impegno che si sono presi in carico è tanto importante. Nei prossimi mesi faremo anche noi una convenzione con l'Avis, quindi contribuiremo a dare una mano al sostenimento, al sostentamento di questa importante iniziativa sul nostro territorio. Alberto, una presenza dovuta, perché la senti dentro, una presenza che è stata accolta con piacere da tutti i donatori e dai vertici dell'Avis. Ma sì, è dovuta perché comunque vengo da una famiglia, soprattutto mio padre, dove è stato donatore per, penso, 20 anni, se non anche di più. Tardi, perché l'avrei potuto fare molto prima, però, come si dice, meglio tardi che mai. Sicuramente il tuo gesto, così come avviene nei gesti di solidarietà, cito tra tutti l'ADMO, il tuo gesto sicuramente potrebbe produrre anche altre donazioni, altri donatori tra i tuoi compagni. Speriamo, uno deve fare alla fine quello che si sente dentro. Avevamo già una collaborazione con l'ADMO, tanti miei compagni sono iscritti da ormai 5-6 anni e il perché di non fare anche una donazione di sangue, che magari è altrettanto utile se non anche di più, che non costa niente, e se uno lo può fare, può dare una mano, è giusto che la dia. Facciamo un appello a chi ci sta guardando per aumentare il numero dei donatori a Sassuolo. Venite, c'è il bar, c'è la sede nuova, è tutta pulita, c'è gente che ti tratta bene e poi non dimentichiamoci che si fa del bene. Adesso, a parte gli scherzi, basta veramente poco per dare una mano agli altri. Non vedo perché non farlo. Come ho detto prima, io sono arrivato forse troppo tardi.
quindi affrettatevi, perché finché si è giovani magari si ha anche più forza e si ha anche più voglia, ecco. Allora Elio, una nuova sede e tanti ricordi per le 164 donazioni che hai fatto in tutta la vita. Ho cominciato nel 58 a donare. Abbiamo lavorato tanti anni per questa sede qua, ci siamo riusciti a vivere nella sede. Io sono contento molto di aver fatto tutto il sangue che avevamo fatto a Sassuolo. Abbiamo salvato tante vite. E mi ricordo sempre un episodio di un compagno mio dell'Avis, ha avuto bisogno di sangue, suo papà è vissuto ancora 5 anni col sangue che abbiamo dato e sono molto contento di aver fatto quello che ho fatto. Ho lavorato con l'Avis sempre, ho lavorato al bar, ho lavorato in sede e poi sono arrivato che avanti, le gambe non vanno più e mi hanno detto basta, avanti, non lavorare più. Non poteva mancare un'eccellenza come la ceramica italiana all'Expo 2015. A Milano, dall'1 al 10 maggio, i locali della Triennale ospiteranno la mostra Laboratorio Ceramics of Italy. L'allestimento, promosso da Confindustria Ceramica ed Edicer, occuperà 190 metri quadri in cui cibo e ceramica saranno uniti in uno spazio suggestivo. Sottoscritta la nuova convenzione tra Comune, Associazione Servizi per il Volontariato di Modena e Associazione Il Melograno. Prevede un contributo di 20.000 euro a favore dell'Emporio della Solidarietà. La convenzione ha la durata di un anno e l'obiettivo è di sostenere l'attività del progetto per intervenire e prevenire situazioni di disagio sociale ed economico. Passiamo allo sport. Come già anticipato nella prima notizia del nostro TG, il portiere neroverde Alberto Pomini ha partecipato questa mattina all'avvio dell'attività della nuova sede Avis di Sassuolo. È stata anche l'occasione per raccogliere il suo commento sulla sfida di domenica con l'Inter. Ci sono solo brutti ricordi con l'Inter, speriamo di girare quelle che sono state le ultime tre partite con l'Inter, anche perché veniamo da una sconfitta e dobbiamo cercare di ritornare alla vittoria. Ci stiamo preparando bene e siamo sicuri di fare una bella partita. Ecco, poi dopo alle 3 sapremo come sarà andata. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto. Arrivederci a domani. Sabato, domenica e lunedì appuntamento a Camarta per il Winter Weekend. Ti aspettiamo per 3 giorni di fitness gratuito. Hey, 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 I like the good.